Ciao a tutti, lettori e librai, io sono Margherita Nani e dal 14 maggio sono in libreria col mio nuovo romanzo La Confessione, pubblicato da Brioschi Editore. La Confessione è il racconto di un rapporto morboso tra un sacerdote e una ragazza minorenne. È la storia di una relazione che nasce come un abuso e poi si evolve in diverse forme che verranno raccontate ovviamente all'interno del romanzo. E è una storia che viene raccontata dalle labbra della protagonista e insieme al suo rapporto con quest'uomo scopriamo anche il suo mondo e la vita come lei impara a conoscerla. Ho cominciato ad andare in libreria, ai tempi del liceo più o meno, e lo facevo per acquistare romanzi che non riuscivo a trovare in biblioteca. Però piano piano ci ho preso gusto perché provo un piacere particolare proprio nel gesto di prendere il libro dallo scaffale e portarlo alla cassa. È molto bello per me. Mi piace molto girare per le librerie, non per forza per comprare, ma anche solo per trovarmi circondata dai libri. E mi piace esplorare nuove librerie e scoprirne di nuove. Mi piace andare sia, diciamo, nei giganti delle grandi catene, ma anche trovare librerie indipendenti più piccole, dove magari si trova più rapporto umano. Mi piace riuscire ad avere un rapporto con i librai. Un bravo libraio è una risorsa molto preziosa per un lettore perché ti può, oltre ad aiutare a cercare qualcosa che magari già avevi in mente, può darti ottimi consigli, può farti scoprire nuovi titoli, nuovi autori che magari almeno io personalmente da sola forse non avrei mai scoperto. Come scrittrice, il mio rapporto con i lettori, oltre a essere molto importante, per me è anche molto divertente. È bello trovare riscontro nei lettori, parlare, almeno per me, parlare con loro, scoprire le loro chiavi di lettura di ciò che io ho scritto, ciò che io ho raccontato. E ogni volta che presento il mio libro in una libreria o a un festival, per me è sempre molto bello appunto poter guardare in faccia i futuri lettori o lettori che mi hanno già incontrata tra le pagine. E è molto bello per me proprio perché potersi confrontare forse è una delle parti più belle della letteratura. Il mio consiglio di lettura per voi è Le assaggiatrici di Rosella Postorino, che è un romanzo storico ambientato nella cornice della Germania nazista, che io ho trovato meraviglioso, l'ho divorato in poche ore, e è un libro che riesce a raccontare sia la storia di quegli anni, ma anche a dire tantissime cose sulla natura umana, e quindi credo sia questo il suo punto di forza e lo consiglio davvero a tutti.